L'hanno preso. Ma chi? L'assassino della Poldo, l'hanno trovato. Ma no, quello è il testimone oculare, è il professore, quello che ha visto tutto. Ho sentito una donna che gridava aiuto. Sono corso fuori. Ho visto un uomo che la uccideva con un bastone. E lui, l'assassino, se lo ricorda bene? Un giovanotto magro, sulla trentina. Viso regolare, capelli castani, un paio di baffetti ben curati. E questa è la morta? Sì, è lei, Olga Poldo. Aveva due figli piccoli, li teneva in collegio. Cinzia, cerca di capire, eh? Poi faccio come mi pare. Fabio, dove sei? Quando torni? Ma che ha fatto, papà? Non ha fatto niente, tesoro mio, niente. Io ho notato che aveva una faccia molto strana. Certo che ci aveva una gran brutta faccia quella sera. Ma chi andava a pensare che... È lui. Sì, è lui. Lui chi? Chi? Lui? Chi è lui? Chi è lui? Assassino! Assassino! Bravi ragazzi, avete fatto un buon lavoro. E adesso a questa bella faccia di professore dobbiamo dargli nome, cognome e indirizzo. Lei è colpevole quanto me, signor Fabio Santamaria, anche se non ha ucciso. Io non ho fatto niente, ha capito? Niente! Aiuto! Ma voi eravate sul luogo del delitto, è vero? C'eravate voi, la vittima, avete visto tutto. E l'ho riferito a chi di dovere? Sì, lo so, signor commissario, lo so. Ho fatto un mucchio di sciocchezze, una dietro l'altra. Io subito lo dovevo denunciare, subito. Oddio! Lei ha fatto il suo dovere. Adesso tocca a noi. Ho sentito qualcosa che si gonfiava in me, come un fuoco violento, dentro. E non so come la mia mano si è armata di quel pezzo di ferro e ho incominciato a colpire. Io non vedevo altro che sangue. E continuavo a colpire, a colpire, a colpire, a colpire, a colpire. Mamma giustizia ci pensa da sé. Non saprà mai il perché. Tranne lei, signor Fabio Santamaria. Saresti disposto a testimoniare un fatto? E che sono matta? Non sarà il primo caso ad essere archiviato. E nemmeno l'ultimo. Non aver paura perché c'è mamma giustizia per te.